Prima di iniziare è importante che io vi dica che è uscito ufficialmente il mio libro, Ad Maiora, un libro che ho scelto e che ho scritto io. Io non l'ho dettato, ragazzi, come dico sempre, sinceramente l'ho scritto. E questa è una cosa che mi fa molto molto felice. Il 7 lo troverete a Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, lo hanno accettato tutti. Ma ad oggi, andando nel link in descrizione, potrete comprarlo con la prevendita. E vi dirò di più, inviando un messaggio a me medesimo su simone.sequolf96@gmail.com dimostrandomi l'acquisto, verrete ripagati con, innanzitutto entrerete a far parte di una pesca per vincere una maglietta della vostra squadra del cuore, e seconda cosa ancora più importante, vi regalerò un albero a tutti quelli che acquisteranno il libro in prevendita. Quindi mi raccomando, sbrigatevi e prendetelo subito. E John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone da 0 a 10 dell'ultima giornata giocata della Serie A, ovvero la 29esima giornata. Prima di iniziare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, mi raccomando, perché ci tengo veramente tanto, e a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, perché questa serie è sempre in forze, quindi se voi lasciate tantissimi mi piace e io vedo che vi interessa, allora magari la porterò anche settimana prossima, però altrimenti potrei anche pensare di staccarla del tutto, quindi mi raccomando, supportate con questa serie con tantissimi mi piace e un'iscrizione al canale, e noi partiamo subito. Voto 0 a chi, ragazzi? Alla Juventus, un punto in due partite, tra l'altro fatti contro Benevento e Torino, un andamento assolutamente inaccettabile, che poi, sono sincero con voi, non avrei mai dato 0 alla Juventus per un punto nel derby, che ci sta contro il Torino pareggiare nel derby. Il problema, ragazzi, è tutt'altro, il problema è che l'errore, il margine d'errore si è ridotto, è minimo dopo tutti gli errori che ha fatto la Juventus, e il pareggio di ieri manda la Juventus addirittura al quarto posto in classifica, addirittura a meno 12 dall'Inter. Per la squadra campione d'Italia uscente e campione d'Italia per 9 anni consecutivi è una cosa inaccettabile, ma poi siamo sinceri, il Torino avrebbe anche potuto vincerla, non a caso è andato avanti, e se andiamo poi a guardare il tabellino, comunque i Granata se la sono giocata alla pari, quindi alla fine la Juventus il punto con il gol di Ronaldo convalidato successivamente grazie al VAR l'ha quasi ottenuto piuttosto che perderne due, e questa è una cosa inaccettabile. Le voci su Andrea Pirlo si fanno forti giornalmente, di giorno in giorno si parla di conferma o di esonero, ed è giusto che sia così. Fatto sta che la Juventus non può permettersi in due gare da 6 punti di farne uno contro Benevento e Torino, addirittura perdendo contro il Benevento e pareggiando contro il Torino, e quindi per la Juventus voto 0. Voto 1 al Cagliari, che perde e resta in zona retrocessione. Il Cagliari questa settimana, ragazzi miei, aveva una sfida tutt'altro che proibitiva. Sì, il Verona gioca bene, è una buona squadra e ha messo in difficoltà la maggior parte delle compagini del nostro campionato. Però dall'altra parte il Cagliari è in zona rossa, il Cagliari deve uscire dalla zona rossa e il Cagliari doveva vincere. Invece la sconfitta che matura la Sardegna Arena per 0-2 sa tanto di gerarchie, squadra che non è pronta per la Serie A, il Cagliari, squadra che invece è più che pronta, l'Hellas Verona. Se andiamo a dare un'occhiata in classifica, l'ultimo posto valido per la retrocessione è occupato proprio dal Cagliari. E nonostante il Torino ne abbia finora pareggiate 12 e perse 12, avendone vinte solamente 4 in tutto il campionato, per il momento sono i sardi che si guadagnano, se così si può dire, la zona che gli permetterebbe di retrocedere in Serie B. Il Cagliari aveva per forza bisogno di punti questa settimana e l'ennesima sconfitta dimostra quanto la squadra rossoblu sia indietro rispetto a tante altre. Io tutto sommato credo che alla fine ce la faranno, io tutto sommato credo che alla fine si salveranno, ma per il momento non posso dare un voto buono. Voto 2 al fallaccio di Ribéry, anche se poi in questa foto non si vede Ribéry perché l'arbitro espelle, ma Ribéry effettivamente non c'è. Vi devo dire che sono seriamente deluso da Frank Ribéry. Non ho messo Vlahovic in questa classifica e mi dispiace, un voto 7-8 se lo meriterebbe anche visto il gol e visto l'andamento. Ma se Vlahovic sta facendo bene, ma se effettivamente sta nascendo un astro dall'altra parte, parliamoci chiaro, la grande delusione è Frank Ribéry, e credo che purtroppo per lui e per i tifosi viola sia arrivato al capolinea. Ci aspettavamo magari le grandi giocate di Ribéry, ci aspettavamo magari l'ultima stagione che dimostrasse ancora prima del ritiro di essere in palla, di essere valido, ci aspettavamo una stagione in cui ripercorresse tutte le tappe della sua carriera con i suoi soliti gol a giro sul secondo palo rientrando, con la grande esplosività che lo ha contraddistinto. Sì, l'età si sente per tutti, ma certamente non ci aspettavamo un Frank Ribéry quasi da entrata killer, un Ribéry che in questo momento non aiuta una piazza già molto in difficoltà da sola come la Fiorentina, una piazza che tutto sommato
sommato probabilmente si salverà, perché 30 punti li ha, e la zona retrocessione, la linea della retrocessione è 22 punti, ma una Fiorentina che finora ha vinto solamente 7 gare ed è una squadra che assolutamente non può ambire a salvarsi come obiettivo finale. Ma Ribéry in questo caso non aiuta e per me si merita questo voto basso. Voto 3 al Milan, salvato da Auge. Mi dispiace in realtà, perché è un voto un po' troppo basso per il Milan e sono d'accordo con voi, però metteteci anche che per il Milan questa doveva essere la gara da vincere, questa doveva essere la gara in cui i rossoneri rimanevano attaccati all'Inter. Invece forse il Milan di Pioli alla fine tutto sommato soffre di vertigini, un po' perché gli infortuni lo hanno penalizzato tanto, ci sono stati tante problematiche durante l'anno per il Milan, ad ogni modo con la Samp, che è comunque un avversario difficile, il Milan doveva vincere, e il pareggio che sa quasi di sconfitta, ma arrivato alla fine quasi come se non fosse abbastanza per la Samp, poi sì il palo di Kessié, ma ad ogni modo il Milan in questo momento scivola troppo in giù, non in giù in classifica, perché alla fine sì, diciamocelo chiaro, l'obiettivo resta la UEFA Champions League, ma il Milan ci ha sognato, i milanisti ci hanno sognato almeno un po' a mettere in difficoltà l'Inter, e il meno 8 adesso con una partita in più sa tanto di sconfitta finale nello scontro per lo scudetto, e sarebbe stato bello, penso, per i tifosi del Milan togliere l'ennesimo scudetto ai cugini nerazzurri. Voto 4 alla Roma, che non riesce a vincere contro il Sassuolo B. L'ho messa leggermente più in alto perché le ambizioni della Roma in questo momento ovviamente sono più in basso rispetto alle squadre tipo Milan e Juventus, e anche perché il Sassuolo tutto sommato poteva essere un avversario insidioso. Solo che, posso dire la verità, poteva essere insidioso un Sassuolo fatto bene, non un Sassuolo che gli mancava il miglior difensore, Ferrari, il miglior centrocampista, Locatelli, il migliore esterno, Berardi e il migliore attaccante, Ciccio Cavuto. Era un Sassuolo B, ed è la solita Roma che non gira, la solita Roma che non si capisce dove vuole andare a parare, che non si capisce che cosa deve fare, non si capisce cosa vuole fare da grande. È la solita Roma settima in classifica che scivola anche sotto la Lazio e con una partita in più. È una Roma che in questo momento addirittura finirebbe per fare la Conference. Se nel contratto di Fonseca c'è scritto che verrà confermato solo in caso di piazzamento Champions, adesso probabilmente il piazzamento Champions passerà solamente da un'ipotetica quasi impossibile vittoria dell'Europa League per un percorso con Ajax, Arsenal e United veramente difficile, e in ogni caso il voto è basso. Voto 5 alle speranze del Crotone, anche se dice meno 9 la classifica, perché il Crotone è sempre lì. Però devo dire una cosa, al di là del fatto che io abbia dato per tutto l'anno 0, il Crotone un pochino si sta impegnando, poi andrà giù indubbiamente, ed è la squadra più scarsa del campionato ed è anche la squadra meno focalizzata, la squadra meno quadrata, la squadra meno centrata. Sono d'accordo con voi, però devo dire che il Crotone, che perde 4-3 contro il Napoli all'ultimo respiro, pareggiandola, facendola quasi sembrare quel Milan-Liverpool di tanti anni fa, beh, merita un plauso. Il plauso non è una sufficienza, perché il Crotone anche questa settimana non fa punti, come sempre, ma nelle ultime 3 il Crotone ha perso 2-3 contro il Bologna, credendoci fino all'ultimo, e oltre l'ultima gara, quella prima addirittura, aveva perso 3-2 contro la Lazio, una sconfitta arrivata per mano del sempre solito Caicedo all'84esimo, alla fine i calabresi ce la stanno mettendo tutta, ci stanno sperando, sebbene il loro livello sia veramente, veramente basso, e alla fine ho scelto di dare un voto brutto, ma non bruttissimo. Voto 6 al Concreto Verona. Non do un voto altissimo al Verona, ma oggettivamente forse non do un voto altissimo perché c'è qualcun altro che si merita di più. Ad ogni modo il Verona di Juric è bello da vedere, è ottavo in classifica, 41 punti, forse per un piazzamento europeo, che sia Europa League o Conference, troppa acqua sotto i ponti dovrà passare, considerando che la Roma dista addirittura 10 punti, ma quella è la divisione importante. Credo che per questo Verona già la conferma dopo le partenze dei vari Rachmani, Kumbulla, Amrabat dello scorso anno, già la conferma, ripeto, sia veramente tanta roba. In più, poter partire dagli ottavi di finale di Coppa Italia è un plus importante che magari ti fa anche sognare e ti leva qualche partita da mezzo. Il Verona non è più una Cenerentola, il Verona non è più una sorpresa. In questo momento il Verona, che tra l'altro vince a Cagliari 0-2 con un risultato quadrato e convincendo assolutamente, è una squadra che gira ed è una squadra che sa girare. Complimenti al Verona di Juric, che è una squadra bella che ci fa innamorare, e credo che alla fine il piazzamento ottavo, anche se conta poco, alla fine se lo prenderà. Voto 7 alla solitissima zona Caicedo. Tra le polemiche, tra le proteste, tra tutto quello che vi pare a voi, alla fine la decide Caicedo. Sì, con un calcio di rigore questa volta, ma la decide Caicedo, il solito Caicedo, la solita zona Caicedo a un minuto dalla fine. E la zona Caicedo ovviamente è anche un voto alla Lazio, per quanto mi dispiace, essendo io romanista,
la Lazio un buon voto lo merita, perché la Lazio è la squadra che poi settimana scorsa aveva vinto 1-0 con l'Udinese, quella prima aveva battuto il Crotone, e sono 3 vittorie di fila. È una Lazio che comunque la quadra, tutto sommato l'ha trovata, ha sofferto con lo Spezia, ma chi non soffre con lo Spezia? E in questo momento, nonostante io fatichi davvero tanto a vedere una Lazio possibile in zona Champions, ha superato la Roma, c'ha 52 punti, deve recuperare una gara che vincendo gli permetterebbe di andare a meno 1 dalla Juventus quarta in classifica, premettendo ovviamente che si debba giocare Juventus-Napoli. In ogni caso la Lazio non si è arresa ancora e un buon voto secondo me purtroppo se lo merita, e io da esterno, insomma cercando di essere esterno, devo darglielo. Voto 7 alla incredibile, gigantesca, abnorme, infinita cazzimma del Napoli. Ragazzi, il Napoli c'ha una cazzimma pazzesca, e nonostante la difesa faccia ridere, nonostante Manolas e Maximovic si mettano d'accordo per chi fa più quaglie contro il Crotone, alla fine Di Lorenzo con un gol, non lo so se è svegliato Di Lorenzo dopo una stagione pessima, quella scorsa ottima ma questa pessima, si è svegliato Di Lorenzo e in diagonale la decide lui a 18 minuti dalla fine. Di Lorenzo porta il Napoli quinto in classifica, pari punti con la Juventus, proprio prima del match contro la Juventus. E qua, sia chiaro, ci sarà da divertirsi. Perché? Perché sì, perché il Napoli alla fine non molla mai, perché è un Napoli che ci crede fino all'ultimo, perché è un Napoli che vede risegnare Osimhen, perché è un Napoli che dopo la vittoria a Roma e dopo diverse vittorie, perché aveva vinto anche a Milano contro il Milan, adesso ci crede. Con questa fanno addirittura, se non vado errato, 4 vittorie consecutive, e aspettando la Juventus, il Napoli, al di là poi del risultato rocambolesco, non poteva chiedere di meglio. Voto 9 all'Atalanta di Luis Muriel. Ma quanto segna Luis Muriel? Non gioca mai da titolare, ma segna veramente tanto. Che poi, oggettivamente, questa volta da titolare ci ha giocato Muriel e ci ha giocato vicino a Zapata. Ha fatto un tempo e poi si è fatto male. Ma ad ogni modo è il solito Muriel. Il tabellino, ragazzi miei, dice una cosa importantissima: 18 gol stagionali, solamente 2 meno del bomber Lukaku, terzo nella classifica marcatori, più di Ibra, più di Immobile, più di Lautaro, più di chiunque altro tranne Ronaldo e Lukaku. Muriel segna tanto e lo fa con continuità. L'Atalanta può sognare la Champions? Assolutamente sì, ma in questo momento è legittimata a farlo, perché Juve e Napoli non potranno vincere entrambe, e ad ogni modo dopo i recuperi l'Atalanta comunque sarà in zona Champions, se da terza o da quarta comunque sarà in zona Champions, ed è un Atalanta troppo forte che da quando è uscita dalla Champions continua a correre. Io dubito che qualcuno riuscirà prima o poi a togliergli il posto Champions. È una squadra quadrata quella di Gasperini, che non lascia mai niente al caso. Io ho l'impressione che il prossimo anno, quando sentiremo la musica e vedremo ovviamente le squadre qualificate, beh, ci sarà anche l'Atalanta. Voto 10 all'Inter, che legittima il primo posto. L'Inter di Lukaku che chiude tutto. Non gioca benissimo l'Inter, ma aveva le polveri bagnate, come giusto che sia, visto che non giocava non da 2 ma da 3 settimane, visto anche il match non giocato contro il Sassuolo. Ad ogni modo un Inter che non brilla ma che balla, perché vince 1-0 contro il Bologna, e questo basta per riportarsi a più 8 sul Milan, a più 10 sull'Atalanta, a più 12 su Juve e Napoli. Se la scuola, se la storia scudetto non è chiusa, se la stagione non è chiusa, beh, veramente poco ci manca. È un Inter tra l'altro al quale manca anche una gara, e chissà che dopo mercoledì potremo parlare di un Inter addirittura a più 11 in classifica. L'Inter ha praticamente chiuso Baracca e Burattini, e devo dire meritatamente, perché anche quando non brilla, perché anche quando non è bella, perché anche quando non dimostra di essere squadra da calcio champagne, comunque il fritto lo porta anche a casa. E potrete lamentarvi perché Conte prende 12 milioni, potrete lamentarvi perché l'Inter non vi fa divertire, ma chi vince ha sempre ragione, e con tutta probabilità, grattatevi anche le balle tifosi dell'Inter, l'Inter a fine anno vincerà. Sinceramente su questo ho pochi dubbi, e quindi fino a questo punto almeno, grandi miei complimenti!